Nei giorni del dopo Covid, i governi del vecchio continente guardano alle coordinate dettate dalla Commissione europea nel suo Green Deal per orientare i piani nazionali di rilancio con l'obiettivo di coniugare crescita economica e tutela della salute e del benessere dei cittadini. C'è una iniziativa europea inedita per il volume delle risorse finanziarie messe in campo in un piano di stimoli di Recovery and Resilience Fund che non ha precedenti in Europa. Per l'Italia mobiliterà 209 miliardi di euro. Si va configurando un Green Deal europeo come chiave fondamentale per l'utilizzo di questi fondi. Un Green Deal che è una occasione storica per l'Italia. I temi dello sviluppo sostenibile, insomma, non sono mai stati così centrali ed ecco perché lungo questo percorso un crocevia fondamentale sarà rappresentato dal 3 al 6 novembre prossimi a Rimini dall'edizione 2020 di Ecomondo, l'Expo delle tecnologie green, primo evento internazionale di settore a svolgersi dal vivo grazie ad un'innovativa piattaforma digitale e al protocollo di sicurezza Safe Business messo a punto da Italian Exhibition Group. È un insieme di diversi protocolli, perché c'è un protocollo per il catering, un protocollo per il montaggio o smontaggio degli stand. Devo dire che siamo riusciti a creare un ambiente che noi consideriamo oggi sicuro. Saranno presenti 26 sale per Ecomondo e 10 sale per Kia Energy, saranno allestite con tutti i sistemi di sicurezza, così come è molto importante il mix tra metri quadrati e byte, quindi la piattaforma digitale che amplificherà le occasioni di incontro con operatori che non potranno partecipare in presenza, ma noi daremo la possibilità attraverso agende digitali di collegarsi e di ampliare il proprio potenziale di appuntamenti e di incontri. Per cogliere al meglio le opportunità del Recovery Fund e del Green Deal, anche quest'anno Ecomondo, con la media partnership di Ricicla TV, metterà al centro l'innovazione industriale e tecnologica al servizio dell'economia circolare. Parliamo di efficienza, di riprogettazione, eco-design, quindi riprogettazione di prodotti, ma anche di processi, e poi raccolta e valorizzazione sapiente dei rifiuti. Poi onoriamo da sempre, e quest'anno ancor di più, altre priorità del Green Deal, e cioè la prevenzione dai rischi idrogeologici, l'inquinamento ambientale, ma anche il monitoraggio, la bonifica e quindi il recupero del suolo, delle acque, dell'aria. Se una risposta di prospettiva va data all'Europa sui temi della green economy, della digitalizzazione, di un nuovo modo di vivere le città, siamo allora orgogliosi, lo diciamo con un abbassamento di voce, che la prima articolazione di pensiero e di mercato in tal senso possa partire da Italia Exhibition Group.